Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti a nuovi iscritti. In questo video vi faccio vedere come realizzare questa mattonella facilissima. È davvero molto facile, io l'ho realizzata appunto con il rosa e ho utilizzato un cotone acrilico, una lana acrilica, scusate. Mi scuso anticipatamente per la voce che avrò nel video perché comunque sono abbastanza influenzata. Quindi mi scuso se magari non si sente benissimo e nulla. Io sto realizzando appunto altri progetti per altri quadrati, quindi altre mattonelle. Se vi interessa fatemelo sapere, lasciatemi un commento e fatemi sapere se vi interessano altre mattonelle, in modo tale che io così provo tanti altri schemi e quindi cerco di accontentarvi in tutti i modi. E nulla, poi se avete anche qualche altra richiesta in particolare fatela tranquillamente, non c'è problema, io se posso vi accontento. E nulla, se il tutorial vi piace lasciatemi un pollice in su, se qualcosa non vi è chiaro chiedete pure, non ci sono problemi, io appena posso vi aiuto. E nulla, io vi saluto e vi lascio al tutorial. Allora, cominciamo a realizzare il nostro lavoro con appunto questo filato rosa. Io lo sto utilizzando con un uncinetto numero 3. Allora, cominciamo subito facendo un anello magico. A cui aggiungiamo 2 catenelle. Quindi una e due. Adesso all'interno di questo anello magico dobbiamo fare 15 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e cominciamo a fare la prima, la seconda e continuo così finché non raggiungo le 15 maglie alte. Realizzate le 15 maglie alte, tiro il filo dell'anello magico, lo stringo e per chiudere il mio lavoro vado a fare una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Quindi delle catenelle iniziali entro nella terza e faccio come sempre, se riesco a uscire magari, devo fare una maglia bassissima, però purtroppo ecco qui. Quindi abbiamo chiuso il nostro cerchietto. Adesso cominciamo il nostro secondo giro facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Dallo stesso punto in cui sono uscite le catenelle andiamo a fare una maglia alta, ecco qui, catenella di separazione, e adesso andiamo a vedere come dobbiamo comportarci negli altri punti. In tutti gli altri punti del cerchio dobbiamo fare 2 maglie alte chiuse insieme, ovvero filo sull'uncinetto, entro nel mio primo punto, esco e chiudo solo le prime 2 maglie. Di nuovo filo sull'uncinetto, vado a fare la mia seconda maglia alta, chiudendo soltanto le prime 2 maglie. Una volta che avrò 3 fili sull'uncinetto, pesco il filo e richiudo tutti e 3 insieme. Abbiamo fatto 2 maglie alte chiuse insieme. Faccio sempre una catenella di separazione e ripeto lo stesso procedimento in tutti i punti. Quindi entro nel successivo, faccio la mia prima maglia alta chiudendo solo le prime 2 maglie, rientro, chiudo solo le prime 2. Una volta che avrò 3 fili sull'uncinetto, pesco il filo e le chiudo tutte e 3 insieme. Catenella di separazione, e questo è lo stesso procedimento che dobbiamo fare in tutti i punti del nostro lavoro. Eccoci qui alla fine del giro, ho fatto il mio ultimo gruppo di maglie alte, faccio la mia ultima catenella di separazione e chiudo sempre facendo una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Quindi maglia bassissima. Adesso, come vedete, ci ritroviamo con un cerchietto. In sostanza dobbiamo renderlo un quadrato, quindi una mattonella. Per cui che cosa facciamo? Come vedete, la catenella di separazione che abbiamo fatto il giro precedente ci ha creato appunto questi spazi e noi è all'interno di questi spazi che dobbiamo andare a lavorare. Per cui adesso vedete dove mi trovo? Faccio una maglia bassissima per entrare e spostarmi nel mio spazio, quindi sono entrata, vedete, all'interno dello spazio in cui vado a fare 3 catenelle e nello stesso spazio realizzo 2 maglie alte chiuse insieme, quindi una e 2 maglie alte, le chiudo insieme. A questo punto faccio 2 catenelle di separazione e nello spazio successivo vado a realizzare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una, due, tre. Quando avrò 4 fili sull'uncinetto pesco il filo e le chiudo tutte quante insieme, sempre 2 catenelle di separazione.
Dopodiché adesso nel prossimo spazio andremo a realizzare l'angolo del nostro quadrato, quindi come vi ho detto prima dobbiamo renderlo un quadrato, quindi in questo punto qui andiamo a realizzare l'angolo del nostro quadrato. Allora, in questo spazio dovremo fare 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi pesco il filo, faccio la prima maglia alta, la seconda maglia alta chiudendo le prime due, la terza maglia alta, pesco il filo e le chiudo tutte quante insieme, faccio 3 catenelle, dopodiché sempre nello stesso spazio rifaccio le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi la prima, la seconda e la terza, e le chiudo tutte quante insieme. Quindi, come vedete, abbiamo creato appunto l'angolo del nostro quadrato. Continuiamo facendo 2 catenelle di separazione e adesso dobbiamo completare un lato del nostro quadrato. Come avviene? Nei prossimi 3 spazi, 1, 2 e 3, dobbiamo realizzare 3 maglie alte chiuse insieme, separandole sempre da 2 catenelle. Adesso facciamo un lato insieme e poi chiaramente continuate da soli. Quindi, prossimo spazio, facciamo 3 maglie alte chiuse insieme. Ecco qua. Eccole qui. 2 catenelle di separazione sempre. Entro nel mio secondo spazio e faccio le mie 3 maglie alte chiuse insieme. La seconda e la terza. Ecco qui. 2 catenelle di separazione. Terzo spazio, faccio di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. E 3, 2 catenelle di separazione come sempre, e adesso vado a realizzare di nuovo la, diciamo, lo schema dell'angolo. Quindi nel prossimo spazio vado a fare l'angolo, quindi realizzo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2 e 3, le chiudo insieme, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio la terza, ecco qui, vedete, abbiamo fatto un intero lato, questi sono i 2 angoli e questo è un intero lato. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Per procedere a fare quest'altro lato rifacciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto dall'altro lato, quindi ripetete lo stesso schema. Nei prossimi 3 spazi andate a realizzare 3 maglie alte chiuse insieme separate sempre da 2 catenelle, dopodiché nel quarto spazio che vi ritrovate fate la procedura dell'angolo, ovvero 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e altre 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi continuate così appunto e ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qui alla fine del giro, ho realizzato il mio ultimo angolo, adesso mi rimane l'ultimo spazio da lavorare, ho realizzato già le 2 catenelle di separazione, vado a fare il mio ultimo spazio composto da 3 maglie alte chiuse insieme, ecco, 2 catenelle di separazione e per chiudere come sempre vado nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio e vado a fare una maglia bassissima. Ecco qui, come vedete già sta prendendo la forma di un quadrato. Adesso quindi andiamo a realizzare il nostro ultimo giro. E come facciamo? Adesso, come vedete, andiamo a lavorare negli spazi creati appunto dalle catenelle del giro precedente. Allora, spostiamoci da qui allo spazio successivo facendo una maglia bassissima. Facciamo quindi 3 catenelle e 2 maglie alte, lavorate normalmente, quindi una maglia alta e una seconda maglia alta. Ecco qui. Prossimo spazio che ci ritroviamo, 3 maglie alte, lavorate normalmente, quindi 1, 2 e 3. Siamo arrivati quindi a lavorare l'angolo. In quest'angolo facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, quindi la prima maglia alta, la seconda, terza, 3 catenelle e altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e questo sarà quindi lo schema che andiamo a realizzare in tutti gli angoli. Ecco qui.
Adesso in tutti gli spazi che ci ritroviamo a lavorare andremo a fare semplicemente 3 maglie alte lavorate normalmente, quindi continuiamo in questa maniera, vedete, facciamo un lato insieme, quindi 1, 2 e 3 maglie alte nel primo spazio, spazio successivo altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, spazio dopo ancora 1, 2 e 3, prima di arrivare appunto all'angolo ci troviamo ancora un altro spazio, quindi andiamo a lavorare altre 3 maglie alte, come vedete le stiamo lavorando normalmente, non chiudendole insieme, e quindi adesso ci ritroviamo in quest'altro angolo, facciamo di nuovo una maglia alta, la seconda maglia alta, terza maglia alta, 3 catenelle e 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ecco qui, abbiamo terminato anche quest'altro lato, vedete? E ripetiamo lo stesso procedimento appunto tutto intorno, quindi ci rivediamo alla fine del giro. Eccoci quindi alla fine del giro, quindi andiamo a chiudere sempre nella terza delle 3 catenelle iniziali con una maglia bassissima. Adesso non ci resta che tirare il filo e tagliarlo, lo infiliamo quindi nel lago e andiamo quindi a nascondere il filo nel nostro lavoro, quindi passando chiaramente tra i punti come facciamo sempre, in modo tale che il lavoro non si disfi. Ecco qui, su qualche punto, e tagliamo definitivamente il nostro filo. Ed ecco qui quindi terminata la nostra mattonella. Spero che la lavorazione sia stata facile e soprattutto chiara. Quindi io vi saluto e ci sentiamo nel prossimo video.